Allora, noi siamo contenti e posso dire onorati di partecipare ancora un altro anno a questa manifestazione, quindi ringrazio ancora una volta Francesco che, come diceva prima, ci ha battezzato e continua a darci questa opportunità. È un segno di grande fiducia e speriamo di ricompensarla bene. Allora, lo spettacolo di quest'anno si intitola A qualcuno piace Carlo, ma c'è un sottotitolo importante perché Da The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde, per cui abbiamo giocato con un grande classico del teatro inglese. E perché abbiamo scelto di modificare il titolo? Perché, innanzitutto, in inglese c'è un gioco di parole che in italiano non renderebbe, perché la parola earnest in inglese è un nome proprio, ma è anche un aggettivo che significa onesto, serio, e in italiano questa cosa si perderebbe con il nome Ernesto. Allora abbiamo deciso di giocare anche un po' con noi stessi, visto che i due attori protagonisti si chiamano entrambi Carlo, abbiamo deciso di modificare il titolo e modificare anche i nomi degli altri personaggi, in modo da creare tutto un mondo in cui tutti si chiamano Carlo, Carlotta, Carolina, Maria Carla, eccetera. È una commedia divertente, brillante, molto ironica e a tratti tagliente, come è appunto lo stile di Wilde. Sulla trama non dico altro perché non voglio poi sciupare insomma, la sorpresa. Per quanto riguarda invece noi siamo i cariotipi, la nostra è ben più di una comune passione per il teatro perché è un'amicizia nata sui banchi di scuola. Noi ci siamo conosciuti, almeno la gran parte di noi, si è incontrata al liceo Quasimodo e lì abbiamo mosso i primi passi con i laboratori teatrali scolastici. Dopo abbiamo proseguito con questa nostra passione attraverso i laboratori teatrali comunali e alla fine abbiamo deciso di camminare con le nostre gambe, per cui ci siamo, diciamo così, messi in proprio e ci arrangiamo noi a trovare gli spazi per le prove e ci arrangiamo noi a fare, insomma, tutto quello che uno spettacolo teatrale richiede.